Due sono le immagini che la notte barese ci consegna dopo una beffa amara a San Nicola, che investe non solo i 60.000 presenti, ma un'intera città. Il Bari perde la Serie A a 2 minuti dal termine con un gol del sardo Pavoletti. Da una parte Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, intuendo l'ennesimo spot grave nei confronti degli avversari, va dai suoi tifosi e con fare deciso dice: "No, no. Solo applausi per questi giocatori afflanti e la città. Altri se ne sarebbero infischiati, ma Ranieri sa cosa vuol dire perdere così, in maniera beffarda, dopo 90 minuti in cui hai dato tutto. L'altra è la tifoseria del Bari, che ancora piangente per l'esito amaro del campo, canta a sostegno dei suoi beniamini in lacrime, che non riescono ad accettare quanto è avvenuto. Un sogno svanito così fa molto male. Inevitabili le critiche ingiuste ad un mister e alla squadra in questo momento. E poche ore dopo la sconfitta del Bari, anche il sindaco del capoluogo barese, De Caro, si associa al coro di amarezza e delusione con un post di poche righe sui canali social. Grazie lo stesso, ragazzi, scendono le lacrime, forza Bari, sempre. Per tutta la notte si sono rincorsi commenti critici, anche non proprio educati, per un dramma sportivo calcistico che prima di tutto la piazza barese non avrebbe meritato. L'auspicio autentico è che questa terra possa smaltire con il tempo ciò e ritornare a lottare per la Serie A la prossima stagione.